Pokhara Lavastese e qualificazione alla finalissima di Coppa Italia, primo obiettivo stagionale centrato dai biancorossi nella gara di ritorno della semifinale al Bonolis a distanza di 3 giorni. Teramo e Vastese tornano ad affrontarsi dopo lo 0-0 in campionato. Titolari Cangemi, Massarotti e Scipioni per mister Marco Pomante, in panchina il top scorer De Filippo per gli aragonesi. Si riparte dall'1-0 dell'andata, ma il Teramo è determinatissimo e di primi minuti si assiste ad un vero e proprio show a Prutino. Minuto 4, la combinazione nel reparto offensivo porta al tracciante di Legidio che la sblocca subito. Un minuto dopo la chance capita a Dos Santos, la chiusura di Valerio evita guai peggiori, ma il raddoppio è rimandato di pochi istanti sulla corta respinta di Del Giudice e Touré a mettere dentro. Teramo Vastese 2-0 dopo appena 6 minuti con sfida e qualificazione praticamente in archivio. La reazione della Vastese non si fa attendere, anche se i tentativi dei giocatori ospiti sono più che altro velleitari. Piove sul bagnato però con mister Del Grosso che nello spazio di pochi minuti perde per infortunio prima di Giacomo e poi Cauterucci. Il fantastico primo tempo del Teramo si chiude al 41esimo con una combinazione d'applausi che porta al tris. Tacco di Degidio per Massarotti, apertura per San Severino, assist e conclusione vincente di Dos Santos, 3-0. La ripresa si apre con Rey al posto di Touré. I minuti scorrono via senza particolari sussulti con Lavastese che comunque prova a costruire. Minuto 24 è Boito, uno dei più attivi, a centrare il palo dalla distanza, mentre la rete della bandiera per gli aragonesi giunge 2 giri di lancette più tardi sugli sviluppi di un angolo. Svetta Lucero per il 3-1. Si susseguono i cambi, al 32esimo il Teramo cala il poker, assist perfetto e calibrato di Scipioni per Dos Santos che da pochi passi non sbaglia, doppietta per il bomber Carioca, uno degli ex di turno. Prima di lasciare il posto a Governatori, Scipioni ci prova dalla distanza impegnando Del Giudice, mentre le ultime 2 emozioni sono di Marca Vastese. 40esimo, Sec trova pronto il nuovo entrato di Donato, mentre al 43esimo Boito dalla distanza lambisce il palo. Poi il fischio finale di Dirocco di Pescara che certifica l'accesso alla finale del Teramo. Il 31 gennaio sarà atto conclusivo contro il Giulianova.